Philos Project è un'organizzazione senza scopo di lucro con sede a New York. Si concentra sulla formazione di responsabili per promuovere un impegno dei cristiani in Medio Oriente. L'impegno dei cristiani necessita di formazione, di principi saldi, di un'attività razionale pratica che difenda la vita, il pensiero e la diversità umana. Philos Project può contare su un certo numero di ricercatori, come Alexander Tawafi, per realizzare progetti innovativi di ricerca e sostegno, al fine di promuovere la libertà e la giustizia in diversi paesi, tra cui Siria, Egitto, Giordania, Libano e Iraq. Tawafi spiega che in Iraq, ad esempio, Philos ha lanciato una campagna per raccogliere fondi per fornire computer alle scuole assire, che altrimenti non potrebbero permetterseli. Questo, infatti, lascerebbe gli studenti in una situazione di forte svantaggio educativo, in un momento storico in cui le competenze informatiche sono cruciali. Tawafi, che è di origine siriana, afferma di aver sempre sentito un legame speciale con la difficile situazione dei cristiani che vivono ancora in Siria. Quando è iniziata la guerra e ho notato che nessuno stava menzionando la sistematica persecuzione dei cristiani, ho sentito che ero chiamata a trovare uno strumento che facesse conoscere le loro difficoltà. Naturalmente sono delusa dal crescente livello di persecuzione contro i cristiani, ma quello che cerco di fare è trovare forza per continuare il mio lavoro nella mia fede e nell'amore che ho per le persone che vivono lì. Nonostante la sfida del dover far coesistere la professionalità con il peso di tanta sofferenza, Tawafi afferma di aver imparato molte cose nel suo lavoro con i cristiani perseguitati, compreso il valore dell'umiltà e della gratitudine. C'è un proverbio arabo il cui senso è più o meno questo: quando vedi i problemi di qualcun altro, i tuoi problemi diventano più facili. I miei problemi sembrano più facili in un certo senso, ma la cosa più importante, secondo me, è che il mio impegno sposta l'attenzione da me ai miei fratelli e sorelle in Cristo. Questa preoccupazione per le popolazioni vulnerabili è essenziale per affrontare il problema sempre crescente delle persecuzioni religiose, che ha costretto innumerevoli cristiani assiri a fuggire dall'Iraq e dalla Siria.